Ciao 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 amici. Allora, oggi domenica, tempo bruttissimo, pioggia e vento. Ho sentito la necessità di fare questo video veloce perché ho sempre molto poco tempo che c'è il bimbo di là che chiama, mamma, mamma, mamma. Allora, non è un momento facile, non lo è da diversi anni. Ho tante persone che comunque quando le sentono stanno bene, compresa io poi del resto, no? Quindi comunque sia, è difficile, ci si guarda intorno, abbiamo delle sensazioni strane, abbiamo una sorta di cappa sulla testa, sul cuore, che abbassa proprio tutte le nostre energie positive. Quindi poi incombe una piccola forma di depressione nel migliore dei casi. Basta, cioè veramente basta. Allora, intanto dobbiamo capire questo. La vita è veloce, è stressante, ci richiede tantissime cose. Nel mondo sta succedendo l'impossibile, veramente, a me si stringe il cuore. Io non riesco a guardare queste notizie che mi viene da piangere. Parlo comunque sempre degli immigrati, di tutte queste guerre che ci sono in tutto il mondo, perché poi si parla dell'Arabia, dell'Africa, però poi colpisce tutto il mondo. Ci sono tantissime persone che soffrono, cioè il proprio incombe il male, c'è cioè questa energia maledetta che vibra, che viaggia su tutto l'universo e che arriva anche in testa a noi, piccoli cittadini, in questo caso io di Lucca, qui in un paesino rinchiuso dalle mura, sto pure in campagna. Quindi voglio dire, lo percepiamo tutti, non pensiamo che ogni volta che stiamo male per forza ci sia un motivo. Io infatti voglio oggi fare questo video per cercare di passarvi un messaggio, di trasmettervi un messaggio. Ogni volta che che ci sentiamo male, non necessariamente per forza bisogna sempre chiederci il perché o dare la colpa a qualcosa o a qualcuno, ok? Ci sono proprio delle forme di pensiero che viaggiano nell'aria e che raggiungano anche la nostra anima e che dentro si trasformano in emozioni. Quindi molte volte cerchiamo di scrollarcele di dosso. Una cosa importantissima. Spengete questa cacchio di televisione. Spengete questo cacchio di televisione. Io sono imbestialita. Cioè, non si può guardare più niente. È tutto praticamente è una mitragliatrice puntata dentro al nostro cuore continuamente, che siano i cartoni animati. Ora parlo dei cartoni animati per via di mio figlio. Ripetitivi, Mascè Orso, meraviglioso, una scenografia fantastica, musiche eccezionali. Ma ripetitivi, tutto, già ti educano in un determinato modo. Masha c'è una puntata specialmente, ma ce ne sono tante, poi se ne riparlerà della televisione. Ce ne sono tante. C'è una puntata dove Orso vuole farla giocare a palla, ma lei no, vuole guardare la televisione. Lei vuole prendere il triciclo e cammina, ma no, lei vuole guardare la televisione. Alla fine Orso prende il telefonino e Masha, uè, il telefonino! Quindi parte, esce fuori perché ha il telefonino in mano a giocare. Questo è un messaggio subliminare, anzi, è un messaggio proprio diretto, preciso, che rispecchia quello che siamo noi oggi, la società, per non parlare delle pubblicità, per non parlare di tutti i canali di cronaca, la politica, tutte le cose che non vanno. Manca la fiducia in tutto ciò che ci circonda e che ci ha circondato fino ad oggi. Non c'è spazio per ciò che è diverso di tutte le cose. E parliamo dell'omosessualità, parliamo delle religioni, parliamo della differenza delle pelle, parliamo di chi mangia diversamente. Vogliamo far parlare un vegano in televisione? No, gli tappiamo la bocca, non lo facciamo parlare proprio. Non può neanche esprimere le proprie idee, che come dice, no, guardi, la carne fa male. Uaah! Succede un casino, in televisione si mangiano vivi. Vogliamo parlare dei vaccini, chi è contro i vaccini, chi è per i vaccini. Se parla un medico scienziato dove dichiara la sua conoscenza da ex pediatra e oggi fa una lotta contro i vaccini, no, lui è un pazzo. Gli altri invece che vanno per i vaccini sono tutti medici della fama mondiale. Ecco, allora, dove sta qui il peso della bilancia? Dove sta la verità? Io voglio fare una scelta nella mia vita, qualsiasi essa sia. Questa scelta poi, se sbaglio, ne pagherò le conseguenze, ma voglio che questa scelta sia accettata.
Quindi la televisione non dà spazio alle persone che stanno cercando un cambiamento, cioè che vogliono uscire, fare un passettino fuori la propria zona di comfort. Non guardate la televisione, è un massacro, vi controlla la testa e vi controlla l'anima, vi fa stare male. Spendete tempo a giocare con i vostri figli, fate l'amore con le vostre mogli, i vostri mariti, giocate, parlate, condividete, confrontatevi, andate a ballare, leggetevi un bel libro, fate tutto, ma spengete la televisione. Ovviamente non spengete la televisione per accendere poi il telefonino, insomma un attimino di equilibrio. All'inizio sarà difficile, molto difficile, perché state lì che palle, cosa faccio? Clic, ale, wow, c'è Maria De Filippi, oppure Barbara D'Urso, presa diretta, quinta colonna, quarto grado poi è eccezionale veramente, mi sento male io. E comunque sia, siamo, non lo so, 70-80 milioni quanto siamo in Italia, di persone, nel mondo non ne voglio neanche parlare, qualcuno ammazza un altro, qualcuno muore di una malattia, un altro è stato schiacciato, da una macchina, ok, esistono, fa parte della vita. È inutile che io devo essere ferita perché succede qualcosa dall'altra parte del mondo. Lo ascolto, lo percepisco, ma non deve essere mitragliata di continuo e deve cambiare tutte le mie abitudini di vita. Insomma, un po' di filtro che è difficile, specialmente per le persone sensibili. Io per esempio ho pochi filtri, a me mi arriva tutto quanto. Quindi voglio dire, per le persone che sentono di essere turbate ogni volta che guardano la televisione, spengerla. E spenge, stare attenti anche al telefonino, occupate il vostro tempo in maniera migliore. Cucinate, donne, cucinate, cucite, facciamo qualcosa. Hanno abbassato il nostro potere creativo, non c'è stimoli, non abbiamo curiosità, non c'è più curiosità. Ci sono a giro dei corsi meravigliosi di tutti i tipi, compresi i miei, dell'alimentazione, degli unguenti, del risveglio del potere femminile, ma c'è tantissime persone, tantissimi professionisti che sono lì pronti per offrirvi una conoscenza diversa. Andate, fate, spendete dei soldi per andare a conoscere, comprate libri, documentatevi, fate nuove esperienze, superate quel cavolo di fossato enorme che c'è tra la vostra zona di comfort e tutto il resto del mondo. Ricordatevi che i sogni, la creatività, la passione, quindi amori nuovi, un nuovo lavoro, l'ambizione, la felicità, il presente sta fuori la tua zona di comfort. Guarda che se si riesce a capire questo, abbiamo scoperto The Secret, il segreto proprio, il potere di adesso, il qui e ora. Eckhart Tolle, il potere di adesso, ve lo consiglio, leggetelo, molto bello. Compreso, vabbè, The Secret ormai è stato lanciato diversi anni fa, ha fatto un grande successo, La legge dell'attrazione, però molto carino averlo in casa. Quindi cominciate a fare piccoli passi e spengete la televisione, non ve lo dico più. E poi se sei depresso, se depressa, depresso, non mi guardate in tanti maschi e femmine, se siete depressi, come io quando sono depressa, voglio mettere la musica più lagnosa, voglio piangere, do la colpa a tutti, mi rinchiudo, non voglio sentire nessuno, non mangio, sì, 1 o 2 giorni massimo. Io voglio stare malissimo, voglio toccare il fondo, voglio andare sottoterra, voglio morire. Bene, 2 giorni dopo, sveglia, datevi un tempo. Oggi e domani soffro, dopodomani cacchio risalgo. Capito? Bisogna fare così. Deve essere più forte la vostra volontà. Cristo, parlo con le persone e c'è un addormentamento, c'è proprio un'ipnosi. No, vi prego, per favore, vi prego, svegliatevi, svegliatevi, svegliatevi. Dovete avere più paura a rimanere così che a saltare quel benedetto fossato. Ok? Aiutatemi, aiutatemi perché dobbiamo aumentare le persone che decidono di aprire la propria conoscenza e di essere consapevoli. Dopo è tutta una ruota, dopo è tutta una palla che gira dall'alto verso il basso. Allora si cambia alimentazione, allora si sta bene, ritorna alla salute, e si fa il contatto con la madre terra, si prega, si ritrova le radici spirituali, si trova, arriva tutto, non rimaniamo soli lì a raccontarci i nostri
nostri problemi, a fare le vittime di noi stessi, perché credetemi, ognuno di noi ha dei grandissimi problemi, ognuno di noi. La mia vita non è bellissima, ho tantissimi problemi da superare, ci sono i problemi economici, i problemi di salute, ci sono tantissimi problemi, ognuno di noi. Ma non fatevi fregare dall'addormentamento, dall'ipnosi, non rimanete vittime di questo maledetto, maledetto sistema. Ok? Wow, spero che vi sono sentita, mi sono proprio sfogata, mi sono sfogata. Vi ringrazio di avermi ascoltato, vi abbraccio. Sono stata contenta perché ieri mi ha telefonato una mia carissima amica che diciamo che l'ho conosciuta come paziente e poi è diventata una carissima amica. Sta facendo un percorso meraviglioso, si sta risvegliando come donna e ha fatto una prova, diciamo, per se stessa e ogni piccolo passo che fa è una donna che sta cambiando, che sta crescendo, le sta cambiando il suo sorriso. Sto parlando di te che lo so che mi guardi, mi hai detto che io sono la tua Rai. E ti ringrazio per questo. Sto parlando di tutte le quelle persone che stanno male. C'è un'altra mia carissima amica, ti voglio bene, Monica, che non sta bene ora, sta e gira per gli ospedali, va, torna, fa degli esami. Ed è giusto che li faccia perché deve scoprire, ma ha un malessere interiore oltre che fisico. Voglio che tu stia bene, voglio che tu ritrovi quella forza e quella creatività di donna. Sei una grande donna, devi rinascere. Forza, io lo sai che sono qui, ti posso esserti. Se posso, insomma, mi piacerebbe anche aiutarti. Ieri è venuto un papà di due figli già grandi, dove mi ha confessato il malessere interiore perché i figli, uno di 22 e uno di 14, non sono più i piccoli figli, hanno bisogno della loro indipendenza. E quindi lui da padre non si sente impotente perché non riesce più a far parte della vita dei propri figli. Bene, si sta risvegliando, sta guardando il suo presente. Quindi accettiamo di crescere, di andare avanti. Bisogna avere il coraggio. Noi abbiamo due forze grandi, perché sapete che il nostro mondo è una dualità, o perlomeno così ci hanno abituato a vivere, perché poi realmente il pensiero corretto sarebbe che tutto è tutto, tutto è niente, niente è tutto, e siamo tutto un tutt'uno, ok? Così come tutto il corpo è collegato. Allora, però noi abbiamo nella testa la dualità, ok? Quindi abbiamo la paura. E abbiamo il coraggio. Il problema è che del coraggio ce lo dimentichiamo. Ce ne dimentichiamo, perché ce ne dimentichiamo. Così come abbiamo la tristezza, ma abbiamo anche la felicità e la gioia. Ma no, bisogna averne il diritto di provare gioia. Per me non c'è gioia, capitano tutti a me. Abbiamo anche la forza interiore. Ma abbiamo anche un abbassamento totale energetico e quindi una depressione, il sonno profondo. Chissà come mai, e potrei continuare all'infinito, chissà come mai le emozioni negative sono quelle a cui, le emozioni negative sono quelle a cui noi diamo più spazio. Perché dare spazio e percepire le emozioni positive comporta un sacrificio, comporta il guardarsi dentro. Quindi, se riuscite a capire chi siete, ad avere contatto con quella vostra vocina piccola che è là, che sta bussando, che sta cercando di fare un eco, che invece viene completamente oscurato, viene completamente, il suono viene completamente oscurato. Cioè, ascoltate, prendete un po' di tempo, veramente la vostra vita può cambiare. In Italia c'è crisi, ma non c'è crisi per noi. Non c'è crisi per noi. Non ascoltate niente di tutto questo caos. Ok? E accettiamo la diversità, non chiudiamo le frontiere. Io non lo capisco che è difficile, anche a me mi danno fastidio, mi hanno già rubato tutto e ho paura ad uscire la notte se dovessi uscire con mio figlio, ho paura a parcheggiare la macchina sotto, perché è normale, perché è questo che ci hanno insegnato. Quindi magari con un po' di attenzione, però cerco sempre di andare un pochino oltre. Quindi non lo so, cerchiamo di cambiare qua e spingete la televisione. Quante volte l'ho detto? Grazie.